Namaskar.
Namaskar, Friends, what a amici, beautiful day today. che bellissima giornata It's a oggi. beautiful day today Oggi è una bellissima giornata perché because your divine light is questa shining right luce above divina risplende di us, fronte a and that noi. is in this earth, E 81 quest'anno è planet l'81° celebrated compleanno che noi by all tutti of you. festeggiamo. In human life, Nella vita umana, questi 80 years is a big 81 period, anni but rappresentano in divine life, l'esperienza, it is like a ma nella fraction vita divina because rappresentano una you frazione, find perché divine life sappiamo che la purposeful vita divina ha uno scopo, continuously quello di elevare raising, upgrading continuamente the human l'essere being. umano. Yesterday, Ieri I was with Swamiji ho visto in the Swamiji International Indoor nell'auditorium Auditorium. How can internazionale. you think of Come si può 81 pensare che planets, l'auditorium the auditorium sia such potuto level? essere pronto in 120 giorni? It has come È stato terminato because of the divine con le divine sue blessing. divine benedizioni. Every day Ogni Swamiji giorno comes to me Swami and è venuto says, qui a coming from vederlo. the Fin dal foundation primo school, giorno in cui è stata posata yesterday la there was prima an pietra di international matches, fondazione volleyball matches. e ieri c'è stato l'incontro di Because you excite volleyball. young people È un bellissimo full of luogo e happiness, la gente full era of colma di joy. felicità e It is gioia. E indeed an international indoor auditorium. We all ieri ho reverence ringraziato and pay Swami per thanks to questo all of luogo you così for such a benedetto beautiful place he has given us. che ci ha donato. Friends, in 2002, Amici, ero I qui was nel here, 2002 in questo the same luogo e place I was Swami here. aveva promesso Swamiji promised 2003, che entro il 2004 we'll have water. 2003-2004 avresti avuto Enough. l'acqua. E It was exactly in a year we così got è water. stato. Every birthday of Swamiji Ad ogni compleanno performs Swami what esegue he has ciò per committed. cui si è And he is impegnato e going to dice stay in sempre order to ciò do che this. farà l'anno What a successivo. beautiful divine blessing. Amici, ieri ho composto un poema. Friends, yesterday I have Amici, ieri ho composto composed un poema a poem in honor of his celebration, in onore di birthday. questa celebrazione del suo compleanno. I will give to one of you here to recite Telugu like poetry. L'ho scritta in Anyone Telugu. volunteer is there? C'è qualche volontario che vuole leggerla? È in Telugu. ఆకశంబది ఎంతో అవతరించెను చూడ నక్షత్రకూటమి అవధి దాటి తరణి కుటుంబము తిరుగాడే మురిపించి నవగ్రహం ఏకమై నవ్యరీతి కలసిమెలసియుండే కలకాలమన్నట్లు కోట్లాది వత్సరంబిట్లు కూడి అశరీరవాణియే ఆకాశమందున కాంతి ఎలయో ధాత్రి కాన తొడగే వినిపించె ఎల్లడ వింతగాదు ఇది అని వివరించె తీపిగా వివిధ రీతి కాంతియు ఇది ఔరా కానవచ్చును పర్తి ఆత్మజ్ఞానంబును అందరిచట కాంతియు ఇది ఔరా కానవచ్చును పర్తి పూజ్య సేవల ఎంతో పుణ్యమనియు కాంతియు ఇది ఔరా కానవచ్చును పర్తి శమదమములు వీడి శాంతినిచట పర్తిపురము దివ్య ప్రకాశమందించే వెలుగుకే వెలుగుగా విభుని వలన సాయితో తిరుగాడే హాయిగా 80 వత్సరంబిటుల ఈ వసుధనేడు. భగవాన్ మరి నాలుగు వాక్యాలు రాసి రచించింది
నీ పాదాల చెంత కూర్చుంటున్నాను. ఎవని చేత మారే అవని ఈ రీతిగా, ఎవని చేత మారే అవని ఈ రీతిగా, సత్య సాయి అనుదు నిత్యమయ్యా, సత్య సాయి అనుచు నిత్యమయ్యా. వత్సరంబెను వత్సరంబు ఎనుబది వాసిగా గడిచెను, ఎంత భాగ్యమిదియో ధాత్రి అనియే, ఎంత భాగ్యమిదియో ధాత్రి అనియే. సాయిరా శ్రీ సాయిరామ్. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. ఆన్ దిస్ మోస్ట్ ఆస్పిషియస్ ఒకేషన్, ఇన్ క్వెస్టా ఒకేజione కోసి సాక్రా dell'81esimo compleanno, a nome delle migliaia e migliaia di devoti qui riuniti e dei milioni di devoti in tutto il mondo, prego Bhagavan Baba di trasmetterci il suo messaggio divino di compleanno. Jai Sai Ram. ప్రేమ స్వరూపులైన విద్యార్థులారా, విద్యార్థినియులారా, ఎంబాడిమెంట్స్ ఆఫ్ లవ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, ఇన్కార్నాజioni dell'amore, incarnazioni del divino spirito, ragazzi e ragazze, మానవుడు ఎంత అదృష్టవంతుడో చెప్పుటకు వీలు లేదు. ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఎస్టిమేట్, non è possibile valutare la fortuna di essere nati in forma umana. Di tutte le nascite, quella umana è la più rara. Infatti l'intero mondo è originato dal cuore umano. Noi non siamo in grado di comprendere il valore della vita umana e siamo trascinati via dalle cose mondane che sono effimere e temporanee. మనం ఆవిర్భవించినటువంటి వారం కాదు. In fact we are not the products of this world. In effetti noi non siamo prodotti di questo mondo. Non siamo prodotti di questo mondo transuente. నైతికము, ధార్మికము, ఆధ్యాత్మికము, ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే మన జీవితము. The human life is the combination of la vita umana è la combinazione di tre principi fondamentali: moralità, spiritualità e rettitudine. Infatti l'essere umano è il vero riflesso di Dio stesso. Voi siete scintille del divino. L'individuale e l'eterno sono antichi. Voi siete riflessi di Dio. Non si è ancora compresa la verità che si cela nella vita umana e siete trascinati via da molte immaginazioni e allucinazioni. You have to struggle hard
Dovete sforzarvi di realizzare questa verità. Dopo aver realizzato questa verità fondamentale, non avrete bisogno di nient'altro. Una volta che questa verità fondamentale è compresa, non avete bisogno di nient'altro. Ogni cosa in questo mondo vi legherà. Dovete liberarvi da questa schiavitù. Fin tanto che sarete schiavi, soffrirete. Fin tanto che avete questi istinti di possesso, la mente, non sarete liberi dalla schiavitù. Infatti, nulla vi appartiene, niente è mio o tuo, tutto è uno. Tutti sono uno, siate equanimi con tutti, tutti sono uno. Questo sentimento deve svilupparsi dentro di voi. Solo allora poi potrete sperimentare la beatitudine, la pace e la verità. Incarnazioni dell'amore. Vivete la vostra vita di ambizioni e desideri. Dovete domandarvi se state facendo degli sforzi appropriati per ottenere soddisfazioni nella vita. Quindi, prima di tutto, esaminate il vostro cuore. Con quale sentimento state vivendo questo soggiorno terreno della vita? Investigate, indagate dentro voi stessi se state vivendo una vita di desideri o una vita altruistica. Allora, gradualmente, dovete dare un taglio ai vostri desideri. Tutti questi desideri costituiscono una sorta di bagaglio. Meno bagaglio, più comodità rendono il viaggio piacevole. Con meno bagagli starete più sereni e in pace. Non state facendo alcuno sforzo per ridurre i desideri e d'altra parte essi continuano ad aumentare. Qui sono riuniti così tante persone, migliaia di persone. Le teste sono tante, ma il sentimento è uno. C'è un solo spirito che è presente in tutti. Voi conducete la vostra vita basandovi sul corpo che indossate. Oggi siete soli. Dopo aver passato i vostri esami, tornerete a casa. E cercherete di ottenere un impiego. Dopo aver ottenuto un impiego, cercherete di trovare un lavoro e proverete a sposarvi.
Dopo il matrimonio sarete in due. Se si indossa un solo braccialetto non si produce alcun suono. Solo quando si indossano due braccialetti si produce un suono. Quindi, in modo naturale, dopo il matrimonio sarete inclini alle acquisizioni mondane. Quindi avrete dei figli e la vostra famiglia si allargherà. Con questo tipo di progresso, che tipo di pace pensate di ottenere? Questi sono solo attaccamenti, ma in essi non vi è realtà. Quando i pensieri e i sentimenti non sono appropriati, si è destinati a soffrire. Dovreste impegnarvi a servire la società. Da soli soffrirete, invece dovete servire la società. Una volta imboccata la strada del servizio, i vostri problemi diminuiranno gradualmente e sarete liberi dalla sofferenza. Quindi servite. Amate tutti e servite tutti. Non considerate mai le altre persone diverse da voi. Dovreste avere il sentimento che io e voi siamo uno. Infatti, noi tutti siamo solo uno. L'intera umanità è una sola. Ciò che vedete in questo mondo è solo la reazione, il riflesso e la risonanza della realtà che è una sola. Una volta compresa questa verità, sarete in pace. Thank you.
तेरा ही प्यार है, हर एक दिल में बस तेरा ही प्यार प्यार है। माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, and deep in our hearts we feel your love। माँ ओ माँ, तेरे प्यार का करिश्मा देखे ये जहां, हिंदू हो या मुसलमान, जग को लुभाए सुहानी महिमा तेरी निराली, लुभाए ये सुहानी। जो भूल सके ना कोई वो तेरी प्रेम कहानी। माँ माँ, जब तक ये खेल चले जग में तेरी यादें आती Today we have a doubles badminton match between India and Indonesia. First of all, I have the pleasure of introducing the players here. We have with us today Pulela Gopichand, the current Indian coach. He has received numerous awards and recognitions from the government, including the Padma Shri, the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in 2002, and the Arjuna Award in 1999. Now coming to the players on the court, I have the honor of introducing our visitors first, who have come all the way from Indonesia. We have Wimpy Mahardi. We have Santoso, winner of the Junior Doubles Champions, World Doubles Champion.
Coming to the Indians, we have the current Indian national doubles champion, Rupesh Kumar and Sanev Thomas. They have been the national champion for the last 3 years, and they have won the Commonwealth Games bronze and gold medal at South Asian Games in Colombo 2006. India wins the serve. And doubles exhibition game between India and Indonesia. India to serve. First game, this is going to be a best of three. Love all. Hey. Point, one love. Service over. Love all, love one. Second server. Two, one. Two, all. Five, three. Four, five. Six, four. Thank you.
14-15. Thank you.
सुमिरन करो हरि की कृपा सदा यदि मिले हरि की कृपा सदा यदि मिले मन के कली सहज खेले मन के कली सहज Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sumiran karo, sakal dukha haro. Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram. सत्य प्रकाश हृदय में जगे सत्य प्रकाश हृदय में जगे मन मंदिर तब पावन लगे मन मंदिर तब Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sumiran karo, Sumiran karo, Sakal dukha haro. Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram,
Mm-hmm.